Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno. Tempo ordinario. 33ª settimana nell'anno dispari, sabato, giorno di Maria. Lasciamoci abbracciare dal suo cuore immacolato per avere qualcosa di suo. Certo, attraverso il battesimo siamo diventati figli di Dio, ma siamo diventati anche figli della Vergine Maria. Un DNA è stato impresso. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio nato da donna. Ecco la donna privilegiata, la creatura donna, perché noi ricevessimo l'adozione a figli. Figli, figli, figli di Dio. Figli della Vergine Madre Maria. Dobbiamo raggiungere mete altissime. Certo, la storia, dal punto di vista politico, ci può presentare dei grandi personaggi, come oggi attraverso questa lettura presa dal libro dei Maccabei, si ricorda il re Antioco. E poi il grande Alessandro Magno, noi potremmo continuare a ricordare Giulio Cesare, Cesare Augusto, e poi Carlo Magno, e poi Napoleone, tanti grandi, ma alla fine della vita noi saremo solo giudicati sull'amore. Dio è amore, quindi altro è una visione politica della storia, altro è una visione teologica. Cioè, con lo sguardo verso Dio, verso la meta. Dio è la nostra meta, la comunione con Lui per tutta l'eternità. Noi siamo stati creati per essere inseriti, per misericordia di Dio, nella stessa vita divina. Noi siamo diventati, per adozione, figli di Dio, per i meriti infiniti del Figlio di Dio, nato dalla Vergine Maria. Ecco, è importante. Allora avere una visione teologica della storia, sì, anche nelle nostre condizioni più semplici, nella nostra vita ordinaria in casa, io devo guardare a Dio e il mio sguardo sarà più puro se mi farò guidare dallo sguardo purissimo, immacolato della Vergine Maria. Esulterò così per la tua salvezza, oh Signore. Questo sguardo definitivo sulla realtà del cielo, dell'amore di Dio, è ancora di più presente e ripreso attraverso la pagina del Vangelo. Veramente giungono da Gesù alcuni sadducei. I sadducei erano di quella setta che non credeva nella risurrezione. E per provocare il Signore gli inventano una specie di loro parabola in cui dicono: c'era una donna, man mano fu sposata da 7 fratelli, ma secondo la legge di Mosè, se non lasciano figli uno dopo l'altro, in fondo l'hanno ricevuta come moglie. Alla fine, dopo la risurrezione, ecco la sfida a Gesù, di che sarà moglie perché l'hanno avuta in 7. E Gesù risponde: i figli di questo mondo, voi, si prendono marito, moglie, ma non sarà così per i figli della risurrezione nella vita futura. Quando i morti risorgeranno, saranno i figli della risurrezione. È bello questo sguardo divino sulla realtà nostra finale. Cioè, l'amore umano, bello, tra l'uomo e la donna, per cui si fondono insieme e diventano una sola carne nell'amore bello del matrimonio e nel desiderio di procreare, è una cosa bella e santa sulla terra, ma è un sacramento. I sacramenti dovranno tutti scomparire in paradiso perché là non c'è più la speranza di raggiungere la felicità eterna. È Dio la nostra felicità, il sommo bene, come lo chiamava bene San Francesco. E quindi
L'amore umano dell'uomo e della donna, l'amore del loro corpo, della loro sessualità, non ci sarà più in cielo, perché si sarà come angeli in cielo. E beate coloro e coloro, gli uomini e donne, che avranno offerto il loro giardino, chiamiamo giardino nel senso biblico, ciò che è la trasmissione della vita, quindi il loro seno. Il loro grembo è giardino di vita, è la vita del Signore. Perché? Perché avranno fatto fiorire la loro maternità verginale, la loro paternità verginale. Saranno più simili al Signore Dio che non ha sesso come noi, neppure gli angeli. E quindi noi saremo in un amore assolutamente divino. Del resto, se Dio dovesse concederci di amare alla maniera umana ancora sulla te sul cielo, cosa sarebbe mai il nostro cielo? Sarebbe così limitato e basso, infelice, se mancasse dell'amore infinito che solo Dio. Ecco, miriamo allora l'amore di Dio. Perché uno potrebbe dire oggi, ma ci sono altri amori, magari l'uomo con l'uomo, la donna con la donna. Dobbiamo, quando consideriamo le cose dal punto di vista teologico, salire molto in alto. Tutta la creazione rispecchia per volontà del Creatore la bellezza dell'unità e della Trinità di Dio, l'unità della natura in Dio. È la trinità delle persone. Le persone sono distinte. Ecco, anche nella realtà umana non si può confondere la persona con un'altra, come per quel tentativo davvero diabolico contro Dio della teoria del gender. Non si può confondere la realtà di una creatura donna con la creatura uomo, perché questo corrisponde alla bellezza delle persone divine. Si dice giustamente che il demonio vuole scimmiottare, è la scimmia di Dio, è l'opera di Dio, e per pretendere di cambiare l'opera di Dio, confondere anche le persone, l'uomo diventerebbe donna, la donna diventerebbe uomo. Ma questo è contro la legge di natura, per cui anche dal punto di vista e fisico e psicologico e soprattutto spirituale, noi abbiamo una grande sconfitta. È detto nella prima pagina che abbiamo ascoltato dal libro dei Maccabei che il re Antioco morì straniero, pieno di depressione. E ripensando la sua vita, capì che aveva sbagliato tutto, portando via i tesori là dalla realtà di Gerusalemme, la realtà più sacra. Non si possono toccare le cose di Dio, perché come un boomerang ritornerà su di noi la sconfitta, la depressione, la fine, la morte. Lontano da Dio, Dio è la vita. C'è solo la morte, ci sono solo le tenebre. Maria è in questa pienezza della luce, la madre della luce. Ecco perché guardando lei, immedesimandosi quanto più possibile con lei, pur restando noi ben distinti da lei, lei è la madre, noi siamo figli, non possiamo cambiare i nostri ruoli. Dio è padre. La Chiesa, quando vuole farsi incontrare Gesù, Gesù che parla sempre nel Vangelo del Padre, l'amore del Padre, dello Spirito, ci fa capire che le tre persone sono distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e per farci godere la paternità di Dio, prima di congiungerci a Gesù nella Santa Comunione. E noi veniamo come trasformati in Lui, pur restando distinti, ma Lui vive in noi, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Ecco che la Chiesa nella Santa Messa ci fa dire Padre nostro, e verso Maria noi diciamo Madre nostra.
Padre nostro, Maria Madre nostra, donateci il vostro abbraccio con questa benedizione che tutto riassume nell'amore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.